Ehi la ciurma, io sono Mezzatesta e rieccoci qua su Alien Breed Impact. Episodio non mi ricordo più quale e mi sono accorto che nello scorso episodio l'audio, il volume era decisamente troppo alto quello del gioco. E non so come mai continua a tirarmi delle lag spike. Non lo so. Magari poi a video non si vedranno, eh. Però qua si vedono, cioè io le vedo e mi è molto scomodo, soprattutto se devo sparare a qualche tipetto un po' scomodo, ecco. Allora, credo di dover passare di qua, ma di qua è qua, da dove sono arrivato prima? Sì, è da dove siamo arrivati prima, se non sbaglio. Di là, sì, è qua quello che abbiamo fatto esplodere. E di qua c'erano i medici. Quindi abbiamo fatto un giro in tondo in pratica. Cioè, tutte le strade che ci ha fatto esplodere, abbiamo fatto un giro in tondo. Quindi noi dobbiamo andare dall'altra parte. Ergo. Tutto questo ci sta a significare che stiamo sbagliando strada, ecco, semplicemente. Abbiamo giusto 375 munizioni. Nello scorso episodio le abbiamo un po' prese da tutti, ecco. Visto che avevamo poche munizioni, tanti nemici e pochi medikit, e come ben saprete, non sono una delle persone più brave a questo gioco, anzi, ma in generale sono una persona abbastanza scarsa in tutto. Quindi, ma invece di qua, no, di qua, da là è da dove siamo arrivati, quindi niente. Allora, termina Index, giriamo di qua che mi viene più comoda la telecamera, intanto dobbiamo girare di nuovo. Speriamo che non ci siano nemici. Ah, oh, un corpo umano, grazie a Dio. Oh, non sono mai stato così felice di trovare un cadavere. Mi spiace per l'etica che, cioè, nel senso, poveri cadaveri, però almeno tornano utili a me, ecco. Cos'è questo affare? Ah, nulla di interessante, persona inutile. 8 munizioni al cannone, sempre meglio di niente. Potevi anche darci qualcosa di più interessante, vabbè. Qua niente di utile come immaginavo, infatti dobbiamo andare di là. Perché sta sagoma per terra? C'è stato qualcosa qua? Boh. Spero che non manchi troppo per l'ascensore. Sarebbe tanto per me se mi sono Sì, lo so, non ho usato molto bene le munizioni. Assolutamente no, ne ho sprecate a random. Avrei potuto usarne la metà. Forse dovrei allenarmi di più usando il fucile e il cannone. Sì, non ci credo, ragazzi. Cioè, questo vuol dire di nuovo salire il livello del volume troppo alto. Ne sono sicuro. Ne sono sicuro perché mi è sparato sto coso nelle cuffie, proprio. Boh. Ma sto gioco ha una gestione del volume dell'audio davvero in casino. Cioè, già solo il fatto che la maggior parte delle volte ti dice sto salvando le opzioni, invece niente. Tempo sarà stato di sicuro troppissimo. 14 oggetti usati. Figuriamoci, danno subito un fracco. Punteggio 248.000. Credo sia abbastanza scrauso. Dove salviamo? Salviamo su questa, su quella dell'altra volta. Sì, dai. Va benissimo. E quindi eccoci al terzo livello. Conrad to Bridge. Don't tell me we just collided with another ghost ship. That would be an asteroid. We have drifted into a belt circling the ice planet. A former moon, most likely. Oh, sounds fascinating. I'll give you a holler when I'm through here. Conrad, this is important. Mainframe is one deck below you. Paxton appears to be dead, and you are the closest man I have. I need you to make your way down and get the mainframe online, and you will have to hurry. Why? Because the hulk we are attached to is dragging us towards the planet's atmosphere. Without the mainframe online, the Leopold's engines are just scrap metal.
Get them online and get to engine control. If I'm not done in an hour, guess I'll give you a ring. Best of luck, Conrad. Disconnect. Hey, ship's medic. Care to tell me why you're skulking around in the dark? I came down here to see if there were any... Syringes are by the back wall. Careful of the elevator. You don't want any for that arm? Ok, quindi è successo che... Ora 5, c'è il mainframe che appunto l'affare, il macchinario che si occupa di gestire i motori non funziona più. E il personale che se ne occupava sembrano tutti morti, non c'è nessuno che risponde. Non so se avete notato, ma se gli sparate sulle gambe il proiettile continua oltre, non... Cos'è sto rumore? Comunque, stavo dicendo, il mainframe non funziona più e sembra che non ci sia nessuno del personale a farlo funzionare vivo, comunque non riescono ad avere delle comunicazioni. E in più abbiamo avuto una collisione con un asteroide e la nave fantasma, diciamo, alla quale siamo rimasti incagliati, ci sta trascinando verso l'atmosfera di questo pianeta qua vicino, che sembra tipo una luna, da quanto dice la nostra appunto androide con cui abbiamo parlato prima. E quindi ci ha spedito qua sotto per vedere se cioè per farci riavviare il sistema, ecco. Abbiamo incontrato il personale medico che cercava di medicinare, ci hanno assicurato delle medicazioni, ma il nostro comoro ha detto: chi che fa sti rumori ancora? C'è qualcuno qui là dietro. Ma io prima di andare di là, visto che sappiamo che dobbiamo andare di là, proverei ad andare invece da quest'altra parte, vedere se troviamo dei riconoscimenti, dei... un terminale Intex. Vabbè, ma non mi sembra il caso di salvare adesso, però almeno possiamo comprare qualche cosa. Tra l'altro, molto ironicamente, quando ho fatto il caricamento, vediamo più che altro quanti medici ti ci servono. Il computer, come suggerimento, ha detto: ah, se per caso sei a corto di munizioni, vai a comprare il terminale Intex più vicino. Grazie. Davvero molto molto utile. Sì. Infatti non mi era venuto in mente, guarda. Non ci avrei mai pensato. Abbiamo 400... Allora, 200 li spendiamo per questo di sicuro. Gli altri 200 li spendiamo in lanciafiamme. Thank you for choosing Intex. Oh yeah. Ma di qua posso sparare e proseguire in là? Proviamo. Più che altro proviamo con la pistola, visto qua. Visto che quella ha infinite munizioni, giusto per non sprecarle, ecco. No, volevo il medikit picco, ecco. Questo è il lanciafiamme, suppongo. Ecco, questa qua è la nostra cara pistolina. Ma potrei usare anche il lanciafiamme, effettivamente, solo visto che abbiamo tanti colpi. Però abbiamo speso, beh. ...6.000 riconoscimenti per aumentare il danno del fucile d'assalto, no? E quindi mi sembra abbastanza inutile il fatto di... ...non utilizzarlo, ecco. Cioè, adesso che ci abbiamo investito sopra... Poi, in realtà, a un certo punto, nelle mie altre partite che ho fatto qua sul primo... non c'erano poi più abbastanza munizioni, sono rimasto costretto a usare il lanciafiamme, che comunque è un ottimo... È un'ottima arma, comunque, soprattutto quando si è circondati da un sacco di nemici. Però preferisco finora che abbiamo la possibilità di usare ancora il fucile d'assalto.
picchiato quello, eh? Non sentivo. Qua è? Qua dietro. Vieni! Okay. È stato un piacere. L'unica cosa che trovo un po' un peccato è che non si possono lootare gli uccisi. Nel senso, non danno niente sti alieni, sono abbastanza inutilissimi, ecco. Granata stordente, nulla di interessante, però almeno stiamo saccheggiando un po' di roba che potrebbe tornarci molto utile. Adesso riequipaggiamo la pistola. Facciamo esplodere sta robaccia qua. No, sbaglio sempre il comando da usare allora. Ok. No, non il cannone. Prendere le munizioni per il cannone, vediamo, dobbiamo andare di là, quindi noi andiamo di qua a vedere cosa c'è qua. Ah, ok. Ci sarà da riattivare qualcosa qua, di sicuro. Kit medico piccolo. Oh. Finalmente siamo riusciti a... trovare un po' di roba. 500 crediti, ottimo. 500 crediti, questo vuol dire un kit medico grande. È un kit medico grande, quindi... Scusate gli AD carry. Ok. Ah, sistema antincendi, ok. Saremmo dovuti tornare qua comunque, perché là era tutto bloccato. Quindi meglio che ci siamo passati prima, insomma, abbiamo risparmiato tempo. Ci saremmo comunque codici di autorizzazione. Dobbiamo andare in là comunque di nuovo. Visto che ci sono altri terminali, credo che avremo bisogno di altre interazioni con quel pannello. Corrido di stretta. Non c'è più niente. Fossero più lontani gli altri. Ah, c'era il guaritore. Fortuna che si sono separati, altrimenti quello lì li cura e sperchi un sacco di munizioni a muzzo proprio. Dov'è? Ok, fucile d'assalto per fortuna. Codice di... chi è? È un kit medico che non si sa mai perché se poi arrivano troppi insieme non sono così multitasking da riuscire a fare kit medici e tutte cose insieme. E tutte cose insieme. Purtroppo mi sono dimenticato di controllare dello scorso episodio com'era la situazione controller, cioè quanto si sentiva. Devo andare qua? No, dove devo andare? Mappa? Ah, ok, devo andare di là. E io naturalmente giro sempre dalla parte sbagliata la telecamera. Ok, ho bisogno del codice d'accesso che però tanto ho trovato. Eccolo, ciao. È stato un piacere fare la tua conoscenza. È stato ancora più un piacere la tua morte. Cosa ho? Cosa vuoi, dai. Cioè, insomma, guarda che c'è della gente che ci sta ascoltando. Cioè, io... Ma davvero, ma... Ecco, io mi sento... se non riesco a usare la pale. E poi fate tutte queste, voi non praticamente solo con un corpo, perché uno a vederle,
E due, è riuscire a prendere di mira. Cioè, oh, sono piccole. Ma... ok, mi ha caricato un po' troppo in fretta. Sì, lo so, ho dovuto usare un altro kit medico. Piccolo, e sto continuando a sbagliare il lato da cui girare. Sto giro di qua. Ok. Ma è anche abbastanza intuitivo. Se tocco a destra, gira in senso orario. Allora, un ostacolo ostruisce l'accesso. Per il ritorno dovrò guidarti attraverso l'altro corridoio in una buona posizione di tiro per far fuori ciò che blocca la porta. Prova a distruggere qualcuno di quelle bombole. Con piacere, ma... con la pistola. Door online. Sì, ho fatto tipo esplodere la porta e poi mi dice che è online. Vabbè, ma noi non ci sottilizziamo su queste cose, a noi basta che funzioni la porta e poi... Nelle note, tra l'altro, c'è un una buona descrizione di ognuno di questi esseri, ecco. Nonostante non ci siano, diciamo, dei log, ecco, che spiegano un po' la storia, quello che è successo. Quello mi pare più che altro nel 2 ci sarà. A Kaiser, ma... ecco, forse ora conviene, che sbaglio sempre il pulsante, conviene un bel kit medico grande, anzi ne vanno anche due qua. Non ho mai avuto la vita così in alto, da tipo 100 anni a questa parte. Bon, continuiamo qua, vediamo un attimo se troviamo poi anche un terminal index, che ci stiamo avvicinando di nuovo alla fine dell'episodio. Devo ripassare di qua. C'è un terminale Intex, effettivamente. Però prima andrei... ecco, si carica. Bimbo. Vieni, Viecce. Ok. Finito di esplodere? Grazie. Dov'è che dovevi andare da tanto in là? Ha tremato tutto, avete visto? C'è qualcuno che cammina. Ah, eccoli, ciao! Ci porto lo scudo, tra l'altro. Perfetto, non c'è più nessuno. Allora, lancia fiamme corpo umano. Siamo già arrivati al... al cosino qua. Sì, qua ci sarà tutta una bella cosa da fare, però... al ponte di accesso credo che convenga più che altro salvare... ah, ecco, mi sono pure fatto male contro il fuoco per fare in fretta. E terminare questo episodio qua per evitare di andare troppo sulle lunghe, altrimenti vi annoio e voi mi ucciderete molto volentieri. Quindi, allora, io farei che... ci sono altre munizioni qua? No, appunto, le avevamo comprate tutte. Però dei medikit forse li troviamo, eh. Dei piccoli e dei grandi. Allora, io prenderei due piccoli, forse conviene di più. Vendiamo le due granate... le quattro granate stordenti, non so contare. E così possiamo prendere un grande e due piccoli. No, un grande e un piccolo. Che cavolo? Vabbè. Ci siamo capiti, insomma, ecco. E andiamo a salvare su questo.
Ok, quindi siamo al terzo livello, non si chiama più priorità. Come si chiama questo livello? No, cosa? No, ma GG. Salva. Il riavvio. Vabbè, naturalmente il riavvio del sistema. Quindi io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace se per caso l'episodio vi fosse piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, io sono MazzeTest e vi auguro una buonissima e bellissima giornata. Ciao!